L'Arezzo costruisce subito un'azione di grande qualità che nasce da Pinto, transita per Serrotti e si accende grazie a Buglio. Palla di prima per Brunori che rifinisce la grande, tant'è che Persano col piattone sinistro deve soltanto spingerla dentro. Tutto molto bello, tutto davanti alla Minghelli che annusa il buon odore del primato. Per l'ex leccese, favorito dalla difesa allegra di Baldini e dal lavoro dei compagni, il terzo gol in campionato.